Alessandro Cavazza, Valerio Alvisi e di fianco a me Massimo Berselli in diretta contemporanea sui due canali partner Fisboccette e Massimo Berselli. Ricordo, mi sembra che hai il nome lunghissimo del tuo canale, Diretta Fish Blind on Demand. diretta Fisbla e On Demand, chiedo scusa, è un nome di canale tipo IBAN, il che è, come dire, è una volontà di fatte delle donazioni ai canali. Avrà magari, dice di fianco Massimo Verselli. Valerio, qui stiamo, non siamo più a Massa Lombarda, ma siamo arrivati, come dire, su Marte, su Giove, su Venere. Qua giocano gli UFO. Questi due giocatori, anche abbastanza da me pronosticati Sì, per la finale, è vero, è vero. quando eravamo in 16, sono andato a vedere se non erano dalla stessa parte e appena ho visto che non erano dalla stessa parte ho Questa detto, è la ah, io sono finale. un luminario, chiamo la finale di quei due che avrebbero anche potuto perdere perché Vi posso ci sono confermare anche gli avversari. che questa cosa, Valerio Alvisi me l'ha detta in macchina mentre stavamo venendo qua. Esatto. Quindi stamattina. E cosa possiamo dire di questa partita? È una famosa rivincita dei Zilieri, È si vero. sono incontrati alla prima partita. Possiamo anche dire che hanno deciso di farci andare a casa presto, perché come diceva l'amico Massimo Berselli, partita tutta a punto, eh. Sì, può durare tantissimo Eh questa sì, partita. anche 15 minuti. E poi, secondo me, anche a bocciare il pallino da Chito faranno pochissimo. Sì. Siamo di fronte a due degli esponenti clamorosi. Beh, diciamo che se degli altri UFO venissero sulla Terra e dicessero vogliamo vedere due partite, una sarebbe sicuramente questa. Certo. Tanto vedete Daniele Ricci alla prova del biliardo. A tempo di record ci siamo ricollocati per la terza volta nell'ultima ora e mezza. Si va. Si gioca, esatto, così dopo riusciamo intanto a capire chi ha Primo avuto. pallino per Daniele Ricci. Biglie rosse. Quindi Ricci con le rosse, perfetto. Inauguriamo questa finale massese con 8 punti di Daniele Ricci. Che raggiunge a malapena la mezzeria. Corbetta, mette la palla nell'altro biliardo. Ricci, la mette nel biliardo dalla parte di là. Per me prende fuoco il pallino. Corbetta, via la biglia rossa che è brutta brutta.
via tutte le bigliette. Uno per corbetta che si appresta all'acchito, quindi ha la facoltà di pareggiare o addirittura passare davanti. Sono due. Sfiora l'insieme dei birilli, vediamo, esce fuori, se c'è una calata fuori. Del biliardo, no, non c'è, quindi solo due, esce fuori e pallino ancora tagliato della mezzeria a 2,5 cm dal birillo di sinistra. Spiegami questo tiro. Il più lontano possibile per non dare punti di attacco al tuo avversario, che è un fenomeno. Bisogna, se puoi, sarebbe meglio metterla sul lampadario la palla. Beh, qualcuno nelle Marche ci ha provato. Sì. Qualche anno fa. Il nostro amico. Possiamo dire anche alias Loris Principi, che salutiamo se in ascolto. Fa veramente la barba al castello corbetta. Ma non è una palla rischiosa quella? Per tutti e due. Mamma mia. Attenzione. Aia. Mamma mia. Un millimetro in più faceva 12 e non beveva, un millimetro in meno purtroppo la palla scorre. Questione di un micro, né? Non sì, è sì. Che... meno di un millimetro, come dicevamo in un'altra diretta. Corbetta cerca il rosso. Porta via la palla piena. Ci sta, dice Corbetta, riferendosi al birillo che era prima caduto. Quattro punti. Uno di colore. Voglio ricordare che sono anche i due maggiori interpreti della Taverna Verde, che prima nel campionato di A1 Emilia Romagna con largo margine di vantaggio. Praticamente sembra il Napoli a calcio dell'anno scorso, è isolato in avanti.
sono 16 punti per Angelo Corbetta, 12 per Daniele Ricci. Sono accadute più cose in questi primi 15 minuti, sigla compresa, di intere partite di altri giocatori. Attenzione. Schiaffo veloce del pallino, ma tocca di prima. Quindi ci sono due punti per il suo avversario. Scusa. Qui Valerio sogghigna. Era un tiro di una difficoltà che direi che non si fa neanche con la stecca. Ha sbagliato di 1,000. Niente, non abbandona più la sponda quella palla. Combinazione strana, sia spingere su, ci sono tre di colore, ma non vorrei che a spingere giù la bianca potessero anche essercene molti. Si chiede l'intervento dell'arbitro. Signor Loretti Ivan, anche mio ex capitano. Tanto lo state vedendo dal punto di vista di Massimo Verselli. Dubbio, forse rosso, ma non sono poi così convinti. È rosso, quindi c'è un bel grattacapo. Quindi sono 5.
bisognava prenderla piena perché la sua non andasse a sponda. 19-16 più 3 Daniele Ricci e pallino alla Cheto. Quattro punti, 23 più 7. Grand ball, 4 punti e palla sopra l'insieme dei birilli. Altra grande biglia di Angelo Corbetta. Larghissima. Residuo pan per focaccia. Ma adesso mettendo il gioco su Corbetta due pigli di vantaggio può usufruire. Allo studio Angelo Corbetta. Otto punti, ma il pallino è per Ricci. Forse voleva spingerlo un po' più forte. No, voleva portarlo verso il basso per fare addirittura 8 di colore, ma è entrato talmente tanto che è andato il pallino nei birilli. Corbetta, 40, Ricci.
Però prende il punto. Uno per Corvetta, meno 11 in ritardo da Daniele Ricci. Vicino ma non troppo, per non dare un punto d'attacco al suo compagno di squadra. Un po' largo. E questo induce Ricci a provarci. Scappa dalla parte opposta. Tiri larghi consecutivi. Corbetta mette in cascina un punto. Perfetto. Gran biglia. Anche questa niente male. Vabbè, si rompono le uova nel paniere a vicenda. Salto del castello di braccio liftato. Sembrava un tiro di routine, invece è uno per Corbetta che accende la freccia e fa il sorpasso.
cioè il 12, più 10 Angelo Corbetta. Cinquanta per Corbetta, 40 per Ricci. Corbetta alza il braccio. Vediamo se lo aiuta un qualche rientro. Va verso il filotto questa palla, eh. Attenzione. Poi torna indietro, sembrava proprio indirizzato. È vero, insomma. Assolutamente sì. Incredibilmente nel rallentare... Se n'è andata punti. Dal rosso. 4 punti. La prende. Vai. Super 16. E quindi super replay. Siamo a 70. Guardate che meraviglia. C'era una bella possibilità a prendere il pallino, potevano venire punti importanti. Scappa fuori. Ahimè. 70-40. Più 30. Ricci toglie la biglia. Ma il pallino va a riga. Dovrebbe. Niente. Sembra bianco, quindi può solo provare a fare un filotto, ma in questo momento la partita è in mano al suo avversario. Assolutamente sì. Niente. Rimpallo. Rimpallo. Pallino viene qua in alto. Conquista il punto, ma credo che sia solo temporanea la questione. Sì. E invece no. Della serie Galina Ingorda? Eh sì. Uno per Ricci. Che è qui all'acchito. Vediamo se va verso il 12. No, rientra, cale al centro. Rimane appena sotto i birilli, quindi... Anche se sono 19 punti di vantaggio per Corbetta. Un'insidia, quindi. Quindi sì. Non lesina grattacapi e Ricci l'avversario.
Replay. 4.55. Corbetta. Cerca il rosso. Però secondo me questa è larga. Larga, rischia anche di bere. Soprattutto di lasciare il punto. Se è stata la mira, ma di pochissimo sbaglia. Attenzione, ultima veglia. Già. Dopo un 2 contro 0, mica bello. No, non tranquillizzante. Ha forse provato a chiudere il prima possibile nelle ultime... le ultime giocate, ma non ho ottenuto ciò che sperava. Ricci, come generale sulla collina, studia il campo. E decide di attaccare. Ricci. La prende in pieno, 12. 67, non sappiamo di chi è il punto. Questo è un tiro di una difficoltà clamorosa. Se è il punto c'è anche il calcio dall'altra parte. E ti annuncio che Daniele Ricci ha riacciuffato Corbetta. Uno, 68. Commento a caldo. Un giocatore troppo pericoloso. Se gli dai un'unghia ti prende il braccio. Eh sì, neanche il dito, proprio l'unghia. E ritorna dietro. 78. Comunque noto che Ricci ha sempre questo andamento, no? Tipo Diesel. Poi, passati i 65, come dice Molduzzi nel film. Corre l'attacco del pallino. Dice Molduzzi nel film. Questa volta viaggia benino. Sì, però... un po' solo esterno. 4, ma il tiro è di ottima fattura. Vabbè. 8 punti. Però sa che lascia il punto, si porta 86. Altri 4. Palla 90. Sopra Castello, 90. Mamma mia. Parlavamo di Lamborghini? Si è accelerato. Bacia il birillo. Ha fatto un tiro bellissimo, è stato corto di un micron.
stato corto di un micron. Se la palla batte quel berillo lì, dopo è brutta per riuscire a tirare quella bianca lì. Sì. Ci ha provato. Possiamo dire sì, perché era un po' fuori traiettoria. È andata non bene, di più. Però. Corbetta ha due biglie in più adesso. Ma una la deve spendere per il punto. Perché il punto è rosso in questo momento. Quindi proverà a fare... Non è facile neanche fare lunga corta di quella là, difficilissima. Sponda corta lunga. Guarda il risultato, riflette, alza braccio. Attenzione al rimpallo, però almeno sposta. Punto bianco, ci riprova. Soffio. Ha rischiato anche di bere. 7-5, sarebbe importante un 10 per portarsi sì. Per un tiro. Beh. E quindi l'ultima mano vedremo fuoco. È nelle corde di Corbetta comunque prenderlo questo 10. Stiamo in attesa. E lo prende, forse addirittura 12, ed è strike. ...87-90... partita bellissima, Valerio. Però è Ricci. Mamma mia. Però è Ricci. Ancora Daniele Ricci. Ancora Daniele Ricci, Valerio. Terza gara consecutiva su 4 gare, ma la quarta non l'ha vinta perché era una gorisiana e non si è presentato. Esatto. No, più che altro tutte partite dove inizia che è sotto, recupera, diventa imbattibile. Mamma mia. Cosa facciamo? Ti passo un microfono... Vuoi fare qualche domanda oppure? Aspetta che faranno la premiazione, penso. Ok. Allora, intanto predisponiamo la telecamera per una eventuale premiazione. Ivan Loretti. Grazie, è stato io.
Ah, siamo in diretta quindi adesso. Recuperiamo in diretta la premiazione di Angelo Corbetta, secondo classificato alla gara nazionale di selezione di Massa Lombarda, dopo una splendida prestazione e anche uno spettacolo per tutti i presenti. Come ad Ancona vince, mi ripeto, Daniele Ricci, il vero mattatore della stagione, che non sbaglia più un colpo, come del resto la Taverna Verde Forlì, che rappresenta i due finalisti. Sì, le tre gare, tre vittorie. Ricci comanda la classifica dei Master con 31 punti, Corbetta è secondo, ne ha 6 di meno, ma ci sono ancora tanti punti in palio nell'ultima tappa di fermo, 15 punti per disegnare la classifica finale. Possiamo chiudere, Alessandro? Un saluto a tutti gli spettatori di diretta Fibis, e poi c'è anche Massimo Berselli che vuole andare a intervistare i campioni. Grazie Alessandro Cavazza, grazie Valerio Visi, grazie a tutti quelli che hanno seguito questa splendida iniziativa. E allora grazie Loris De Cesari che ci ha aiutato nella fase finale, siamo arrivati veramente in fondo, vedete ovviamente siamo qua in fase di fase finale, le ultime immagini che vedete sono Massimo Berselli alla fase delle interviste con Angelo Corbetta e Daniele Ricci. Su questa immagine del canale amico di Massimo Berselli vi salutiamo, è stata una bellissima giornata di biliardo a tutto tondo, abbiamo qui adesso i saluti anche dell'amico Valerio Alvisi che ci ha raggiunto, giornata meravigliosa di biliardo. Volevo ricordare che oltre alle belle vittorie che ha ricordato il consigliere federale Loris De Cesari, non più tardi di un mese fa ha vinto anche il trofeo Sileri a Forlì dove eravamo. Esatto, esattamente. Tanto per dire. No, tanto per... In mezzo... Sì. Lui non ha vinto la gara, il campionato italiano di Gorizia per semplice motivo che non ha partecipato. Ma io ho anche un dubbio, se giocasse al Superenalotto vincerebbe anche il Superenalotto, secondo me. Troverebbe il modo. Signore e signori, su questa ultima faccezia, ci sentiamo per la prossima volta. Grazie di tutti.